L'assessorato all'ambiente della città di Torino si pone come obiettivo il raggiungimento di questo risultato, il 65% della raccolta differenziata su tutta l'area metropolitana. Attualmente siamo al 43%. Stiamo lavorando appunto per incrementare il servizio porta a porta e cercare di migliorare quello attualmente presente. I mercati ovviamente fanno parte di questo percorso. Siamo a Porta Palazzo, il mercato aperto più grande d'Europa. Qui vengono smaltiti ogni anno 4.000 tonnellate di rifiuti per un costo di circa 1.800.000 euro l'anno. A Porta Palazzo lo spazio tra i banchi è molto ridotto. I commercianti avevano quindi l'abitudine di gettare a terra gli scarti di materiale organico prodotto. Un sistema più efficiente, quale quello che è stato adottato per il periodo di sperimentazione che è tuttora in corso, consente di intercettare una maggior quantità di rifiuto differenziato che quindi rappresenta maggior valore. Dall'inizio del progetto era raccolto un materiale organico intorno all'8%, si è arrivati nel corso della sperimentazione fino al 33-34%. Nell'ambito dell'intera sperimentazione, i risultati complessivi della raccolta differenziata sono sensibilmente migliorati. Siamo passati da un dato del 46% circa a una quota stabilizzata attualmente del 60%, con dei picchi che hanno raggiunto il 77%. Sono dei volontari africani richiedenti asilo che, coordinati e aiutati da noi di Eco dalle Città, recuperano ogni giorno a fine mercato frutta e verdura invenduta, evitano che vengano buttate nei rifiuti, che vengano sprecate, e le redistribuiscono a questo banchetto a gente che viene a cercare cibo. Prevalentemente i cercatori di cibo sono anziani italiani, è straordinario vedere questi giovani africani che aiutano gli italiani poveri. Sono Omar, vengo dal Gambia e abbiamo venuto qui per aiutare il comune. Ogni giorno facciamo lavoro volontario per recuperare le verdure e frutta. Io sono Musa, vengo dal Mali. Sono in Italia, due anni, sei mesi. Noi siamo qui, sono asilo politico, per aiutare le gente, gratis.